E adesso cambiamo totalmente argomento perché ci rechiamo a San Gabriele, dove il nostro amico Centurano ci presenta un po' le iniziative in programma per il Natale. Pace e bene, fratelli e amici di Rete 8 di pomeriggio, benvenuti in questo programma e benvenuti qui in questo santuario, per noi tanto caro, qui siamo tanto legati, a cui troviamo tanta forza per superare tante prove, tante difficoltà della nostra vita. Quindi benvenuti a voi, vorrei abbracciarvi tutti per darvi questo calore, questo amore che da questo santuario noi sentiamo e che vogliamo donare e che San Gabriele ci ricarica per poterlo donare ai nostri fratelli e sorelle. Come avete visto, anche il santuario si sta preparando per vivere il tempo natalizio con una pesca di beneficenza, e questa pesca che possa, con il ricavato di questa pesca, noi possiamo aiutare i nostri missionari all'estero, e grazie anche al lavoro, all'operato di tanti laici che si sono prodigati per raccogliere i premi e per poter vendere questi biglietti. Quindi vi invito ad essere qui presenti. È un altro luogo dove vi invito ad abitare, a frequentare, a visitare. Visitare anche il sito del santuario con la pagina Facebook del santuario, dove di volta in volta vogliamo presentare i vari momenti che si vivono nel santuario. Questo proprio per sentire più vicino il santuario, per poter essere di casa, non essere ospiti, non essere stranieri in questo luogo, ma viverlo questo luogo come luogo di incontro, come luogo dove San Gabriele si renderà vivo e presente nella nostra vita, stando anche da casa e perché no anche venendo qui in questo santuario. Ho scelto questo luogo particolare adesso qui davanti a questa scalinata perché questo luogo ci ricorda il momento in cui San Gabriele, il 10 luglio del 1859, quando è arrivato qui in questo santuario, proprio è arrivato con questo grande desiderio, che era quello di prepararsi per essere sacerdote, per annunciare con gioia, con amore, l'incontro con il Signore, e quindi vuole essere missionario, essere annunciatore. Per questo anche noi cerchiamo nelle nostre piccole cose di riuscire a emanare il suo impegno, il suo desiderio di portare a tutti la buona notizia del Vangelo, la buona notizia dell'amore, della pace, dell'armonia che noi tutti siamo chiamati a donare. E questo luogo particolare, perché è un luogo per noi importante, perché è qui che lui è passato ed è entrato all'interno di quella porta. E qui davanti, su questa immagine, c'è una statua, un'immagine di Papa Benedetto XV, che il 13 maggio del 1920 ha canonizzato, ha reso santo il nostro San Gabriele, e quindi da quel giorno in poi la Chiesa tutta l'ha potuto proclamare, riconoscere come santo, e ha potuto da quel momento in poi celebrare le sante messe portando questa memoria particolare della figura di San Gabriele. Da quel momento in poi è stato presentato a tutta la Chiesa come modello di santità, come luogo in cui noi siamo chiamati a imitare per poter realizzarci nella nostra vita. E tanti seminari hanno avuto anche la dedicazione a San Gabriele, molti seminari hanno avuto come modello anche i giovani preti, i giovani sacerdoti che venivano a formarsi come modello della loro vita, proprio il nostro giovane Gabriele, e di questo dovremmo essere davvero tutti molto contenti, perché San Gabriele, che sì è nato ad Assisi ma ha vissuto gli ultimi anni della sua vita qui in questo luogo, a Iso del Gran Sasso, ai piedi del Gran Sasso in Abruzzo, è diventato per tutti noi quindi un modello della nostra vita che dobbiamo imitare per poter realizzarci, per poterci sentire pieni dell'amore di Dio. Come lui è riuscito a sentire la gioia del Signore nella sua vita, così anche noi la possiamo sentire, la possiamo donare, la possiamo meglio gustare per poterla vivere ogni giorno nella nostra vita.
Ora vi invito a venire con me, che ci spostiamo, saliamo su questa scalinata e vi invito a vedere proprio la porta d'ingresso della portineria, dove noi spesse volte, come allora è stato accolto San Gabriele, ancora oggi noi accogliamo tante persone che vengono a suonare la porta per poter parlare con noi, per poterci incontrare. È uno dei modi, anche non solo quello di toccare il campanello o bussare sulla porta per poter accedere, ma anche quello di rispondere alle tante email, a tanti messaggi, a tanti like che vengono dati, follow su Facebook. Quindi vi invito davvero a venirci a trovare e a stare più uniti insieme a questa figura di San Gabriele della Dolorata. Eccoci arrivati alla portineria, all'ingresso del convento. Questa è la porta che ha varcato San Gabriele il 10 luglio del 1859, quando è arrivato qui, ed è stato in questo ritiro, in questo convento, fino al 27 febbraio del 1862, quando il Signore lo ha chiamato a sé, quella mattina del 27 febbraio. E tutto questo tempo ha vissuto in questo luogo nel silenzio, nella preghiera, nella contemplazione. Ha vissuto davvero la sua vita con il cuore, come disse Padre Norberto. E qui quello che vediamo in alto, quella lapide che ricorda proprio la figura di San Gabriele, che ricorda questo passaggio che qui in questo ritiro ha vissuto per questi pochi anni questo giovane che ci ha indicato la strada della santità. Come lui è riuscito a diventare santi, anche noi riusciremo a diventare santi, cioè a trovare la felicità, la gioia profonda del cuore, che noi tutti siamo chiamati a trovare. Cosa vuole dirci San Gabriele? Vuole dirci che anche noi, se sentiamo delle inquietudini del nostro cuore, se vediamo che c'è qualcosa che non va nella nostra vita, se vediamo che ci sono delle situazioni che accadono in cui non troviamo quella gioia profonda, non la dobbiamo trovare nelle cose futili di questo mondo, che vanno e vengono e ci lasciano l'amarezza nella nostra vita, ma siamo chiamati a interrogarci, siamo chiamati a cercare, a trovare l'incontro con il Signore, e qui in questo santuario siamo invitati a viverlo. Alla fine del mese di dicembre, dal 27 al 30, stiamo organizzando un incontro per giovani in ricerca, giovani che cercano di capire il senso che hanno nella loro vita, cosa vuole il Signore da me, come il Signore vuole realizzare il progetto di vita in me. E quindi siete invitati a venire, se volete partecipare chiedete informazioni al santuario, venite qui in questo santuario in modo tale da poter fissare e prenotare la partecipazione, che potrebbe essere davvero una grande occasione. Come è stato accolto San Gabriele, così possiamo essere accolti ciascuno di noi. Venite con me, entriamo ora nel convento. Voglio concludere questo nostro incontro in questo luogo particolare perché abbiamo un affresco in alto in questa parete dove viene ritratto San Francesco che ha in braccio il bambinello che la Madonna lo ha consegnato, ricordando proprio che 800 anni fa a Greccio San Francesco ha fatto il primo presepio, e da lì in poi è nata l'usanza di realizzare nelle famiglie, nei paesi, anche il presepe di Natale, e quindi anche noi abbiamo realizzato il presepe nel nostro santuario, e che avete anche in questo santuario l'opportunità di poterlo visitare per poter contemplare la bellezza dell'incontro con il Signore reso fatto bambino. E con questa immagine voglio salutarvi,
voglio mandarvi la benedizione del Signore a tutti voi, alla prossima volta. Ciao a tutti.